Radio DGS, l'informazione. Le notizie del giorno a cura della redazione di DGS News. La Regione Calabria ha nominato i commissari che dovranno occuparsi della situazione dei comuni morosi che non hanno ancora provveduto al pagamento delle quote regionali per lo smaltimento dei rifiuti. Tra questi enti vi sono anche quelli di Reggio Calabria e Cosenza. Pronti ad andare giovedì a San Giovanni in Fiore per protestare per le terme luigiane di Acqua Appesa. Questa è la decisione scaturita ieri mattina nel corso della riunione tenuta con i lavoratori e con i sindacalisti della CISL. L'intento è quello di occupare pacificamente la sede comunale e di avere un incontro con il governatore della Calabria Mario Oliverio, che a San Giovanni in Fiore ha un obbligo di dimora. In ballo ci sono 250 posti di lavoro. Ai nostri microfoni il segretario della CISL Cosenza, Gerardo Calabria. Siamo preoccupati per i lavoratori, per le famiglie. Poi, al di là dell'aspetto sanitario, che non va dimenticato, cioè, le terme luigiane erogano prestazioni sanitarie, quindi chiudere le terme significano tanti anziani, tanti bambini, tante persone che non avranno più le cure, quindi anche questo è un aspetto che deve essere considerato. E in più c'è tutto un indotto che lavora intorno alle terme, alberghi, strutture, chi porse il latte, una banalità, insomma, no, però certo. Per dire che c'è tanto indotto. Comunque sono importanti. Che fanno economia. Il Castello Aragonese di Belvedere Marittimo è la trattativa per l'acquisto della struttura. Le dichiarazioni del sindaco Enrico Granata hanno dato il via alle precisazioni della minoranza. Ai nostri microfoni il consigliere Riccardo Ugolino. Noi abbiamo sostenuto che non c'è alcun merito particolare nel partecipare all'asta per l'acquisto di un bene, sì, che è simbolo del paese, il castello, ma che non ha alcun valore di mercato, non interessa in alcun modo alla imprenditoria privata, e quindi piuttosto che assumere toni trionfalistici dovrebbe spiegare per quale motivo ha impiegato 24 anni di tempo per raggiungere questo agognato obiettivo. La sanità al centro del dibattito regionale. Il ministro Grillo ribadisce la sua contrarietà alla scelta di Oliverio di nominare i direttori delle ASP e delle aziende ospedaliere. Intanto pronti il libro della corrispondente di LACI News Francesca Lagatta, Sanità Organizzata, che uscirà in questi giorni per Falco Editore. Ne abbiamo parlato durante Terra e Fuoco. In questi anni abbiamo avuto modo di vedere che non si discosta più di tanto dalla criminalità organizzata, nel senso che è qualcosa di una rete ben organizzata di personaggi che speculano sulla pelle dei pazienti e delle persone per fare i loro comodi, diciamo in questo modo, e ai tagli della sanità, ai misfatti della sanità si aggiungono queste, chiamiamole così, queste prassi da parte di alcuni personaggi. Maxi sequestro al porto di Gioia Tauro. 115 kg di cocaina purissima sono stati sequestrati ieri mattina da parte della Guardia di Finanza. La droga proveniva da Sant'Antonio del Cile ed era stata divisa in 100 panetti. Se immessa sul mercato avrebbe fruttato ben 23 milioni di euro. Il rallentamento economico dell'economia globale ci dice che dobbiamo prepararci ad affrontare un contesto internazionale sicuramente non favorevole. Non ci si può rifare una manovra economica, questo è evidente, ma una cosa che si può fare immediatamente è riaprire i cantieri dal nord al sud del paese, lo ha detto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia a Reggio Calabria per partecipare all'assemblea di Un'Industria Calabria. La notizia è stata diffusa dall'agenzia ANSA. Abbiamo intervistato stamane Salvatore San Giovanni e Susan Di Bona dei De Villa Studio, il duo impegnato nella realizzazione di colonne sonore, ha parlato dei suoi progetti e del film che uscirà a fine febbraio su Santa Maria del Cedro. L'intervista integrale sul canale YouTube di Radio DGS e su www.radiodgs.net. Questa sera alle 18 alla libreria Basile Vittoria di Praia a Mare, Carmine Abbate incontrerà i lettori. Lo scrittore calabrese ripeterà anche domani alle 10 presso il liceo Metastasio di Scalea. È tutto, grazie per averci seguito.